Yo, bella ragazzi, sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi sono senza voce, quindi cioè oddio, ne ho un po' per parlare, però diciamo che non potrò urlare come un matto. Quindi scusatemi se mi vedrete un po' più strano del solito, ma eccoci qua nel nostro mondo con le nostre mucche tutte ammucchiate. Poverette, adesso ne vado ad ammazzare qualcuna, così prendiamo anche un po' di spazio, un po' di pelli, perché oggi faremo tantissime cose. Oddio, si spera, perché lo dico tutte le volte ma poi non facciamo mai niente. Cioè facciamo ma non quanto vorrei. Raga, io vi invito a lasciare un bel mi piace. Alla fine di questo episodio qui andremo anche a mettere i cartelloni, perché come avevo promesso dovevamo mettere i cartelloni oggi. La prima cosa da fare è prendere la cobblestone, che ce ne servirà tanta, che ho in mente di fare una cosa abbastanza figa fuori casa. Magari appoggiamo il vetro, sta cosa qui che non ci serve, questo non ci serve, questo neanche. Vedete che ho molta più cobblestone, perché prima, per mettermi un po' in avanti, sono andato a scavare in miniera. Ho trovato degli altri diamanti, un botto di smeraldi, che andremo a prendere chiaramente quando avremo il piccone. Intanto facciamo uscire qualche bella mucca. Dai, quittate please. Allora, dov'è il grano? Dai, però quando non esco mi fanno venire un nervoso. Forse era meglio mettere un cancelletto a due porte. Raga, guardate che non puoi andare in avanti se ce l'hai. Ok, ora mi stanno chiudendo. Uscite. Più che altro, guardate, se uso la spada cosa succede. Ammazzo tutte praticamente. Mi dispiacerebbe un casino ucciderle tutte. Quindi magari evitiamo di ammazzarle tutte quante. Ok, qualcuno è uscita, forse anche qualcuno di troppo. No, niente, ci abbiamo fatto. Prendiamo la pelle che ci spetta. No, non scappare, dai, no, è una cosa veloce. Zack, uno, due, tre. Non mi sembrava tantissimo. Cioè, non mi sembra una salita bellissima, raga, da vedere. Io ci farei una torre, cosa dite? Tanto qua ci saranno le mura. Vi ho chiesto anche il nome della città nello scorso episodio, ma avete detto tantissimi nomi, ancora devo scegliere. Io metterei le mura che partono da qua, possiamo fare. Anzi, ne facciamo proprio da qua. Cioè le mura, sì, le mura della torre, dato che questa qua sarà una torre, chiamiamola torre d'osservazione, che giustamente dobbiamo osservare pure noi i nemici. Situazione nemici la notte. I nemici non spawnano, spawnano solamente in cima, solo che lì bisogna mettere le frecce, cioè le frecce, bisogna mettere le torce. Poi metterò anche quella. Adesso facciamo una bella torre d'osservazione. Utilizzo la cobblestone perché è abbastanza figa secondo me. Potevo utilizzare le mattonelle, cioè le mattonelle, i mattoni quelli un po' più grandi, che sembrano più da castello forse, ed è per questo che ho deciso di non utilizzarli, perché magari secondo me ci stanno meglio per altre cose. La torre la facciamo anche bella alta, così la facciamo un po' possente. Diciamo che nell'episodio di oggi cercherò di abbellire un po' la nostra casa, perché sennò sempre la stessa, dopo un po' annoia. Noi saliamo dalla torre così, entriamo, saliamo in su e andiamo di qua dalle mura. Poi ci vorrà un'altra scala, dato che il posto comunque c'è, che porta fino in cima alla torre. E queste mura qua, non so se lo sapete, ma dovranno diventare altissime. Quindi sta torre qua sarà a dir poco altissima. Vi ricordo che se volete entrare nei cartelli, raga, lo farò una volta al mese l'estrazione, però c'è tempo tutto il mese di fare, di commentare, condividere e così via. Allora io direi di terminarla qua la torre. A me piace davvero una vista, guardate raga, una vista mozzafiato che porta dritto nel campo della coltivazione, che là adesso ci farò anche qualche altra capanna. Lì raga vedete che c'è spianato, perché sto costruendo una strada, infatti dovremo fare anche un ponte in questo episodio. E là invece ci sono le montagne con la lava, che è davvero una cosa stupenda a parer mio. Diamo pure da mangiare le mucche finché ci siamo, così fanno anche i figli. Dai, come producete, dai che mi devo fare la libreria, zie. Olè, inizia la mattina, guardate la torre che ancora non è completa, però comincia ad avere la sua forma da torre. Intanto guardate le ombre, che figata che si muovono col sole che sta sorgendo. Saliamo per di qua, dovremmo mettere anche qualche torcia. Chiaramente voglio anche sapere un vostro parere, cioè se tutto quello che sto facendo può andare bene, se può essere una cosa figa ed originale. A livello di torre, quindi è di costruzione, secondo me può andare bene l'altezza di questa torre, perché chiaramente siamo già in alto noi, perché se ci fate caso siamo saliti su da una montagna. Non so se voi lo sapete, ma ad esempio nelle torri, forse in tutte le torri, ci sono dei buchi che sono praticamente le finestre. E abbiamo appena completato le scale, dove su portano fino in cima alla torre, mentre di qua portano al perimetro, ecco, della nostra torre, che adesso dovremo andare a completare pure quello. Ok, guardate cosa ho fatto. Allora, qua ho messo solo un buchino, tipo non mi ricordo come si chiama quello delle barche. Poi invece abbiamo le altre finestre, che chiaramente ci andranno i vetri, se no i ragni poi ci entrano dentro. E secondo me può essere una cosa abbastanza figa. Poi dopo saliamo infine e arriviamo qua dove abbiamo la nostra propria torre d'osservazione. Adesso facciamo una cosa. Come potete vedere comunque lì dal campo
ci devo mettere delle torce, perché sennò mi spawnano sempre in cima ai mostri. E in fondo, come potete vedere, c'è anche l'entrata d'arco della nostra mura, che è troppo figa secondo me. Quando sarà completa sarà una figata. Allora, andiamo subito a mettere le scale. Finché ci siamo, qua mettiamo tutta la roccia, che così la rendiamo un po' più carina da vedere. E qua invece, dato che è la nostra torre e deve essere collegata da un sentiero, colleghiamo il nostro sentiero, così ci sarà l'entrata. Ed ecco la torre come risulta vista da fuori. Non è stupenda, però si può ancora migliorare, perché le torri solitamente non hanno quelle sporgenze, oppure se ce l'hanno hanno molto più fighe. Ok, gli sto dando questo effetto qui. Adesso continuerò anche con questi mattoni qua per cambiare. Poi mattoni, non si chiama mattoni? Ah sì, sono mattoni di pietra. Ero convinto fossero altre cose. Qua ora, come potete vedere, è un po' meglio di prima. Cioè, si vede molto che è un po' meglio. Perché poi rivestirò magari anche un po' di mura lì per rendere un po' più carino. Anche se da lontano, guardate, non è bruttissima come forma, a me non dispiace. Ora passiamo al ponte. Dato che da qua in un futuro si andrà verso le montagne, mi serve un ponte, che mi serve anche una workbench. Ce l'abbiamo per fortuna. Mettiamola qua. Anzi, forse non mi serve. Vabbè, noi la facciamo per sicurezza. Praticamente da là, quando usciamo, dovremo fare tutto un giro, così per semplificarci il passaggio, perché qua è abbastanza scomodo. Questa qua è la struttura, che qua andrà subito tolta. La parte di sotto, così non va a rompere le palle. Ci dovranno passare le barche, quindi dobbiamo stare attenti anche a quello, che lì ci verrà costruito anche un porto poi in un futuro. Ok, il ponte dovrebbe essere terminato. Guardiamo, è una cosa del genere, volendo si potrebbe alzare di uno, ma secondo me ci passiamo tranquillamente anche così. Poi basso è anche abbastanza carino da vedere. Ora dobbiamo fare pure protezioni, perché sennò poi dopo ci andiamo ad ammazzare, oppure cadiamo tutte le volte dentro. Ok, così dovrebbe andare bene, che poi dopo coprirò il tutto per farlo sembrare una cosa un po' abbastanza figa, ecco, da vedere. Qua magari andiamo in profondità per chiudere. Ok, allora, primo lotto completato, guardate com'è venuto. Ora facciamo il secondo, a me non dispiace. Guardate poi anche col tramonto, che figata. Oh, sta venendo buio, finché siamo in tempo facciamo anche uno screen per il video. Troppo buio. Non mi immaginavo di avere così tanto buio. Aspettate che mi faccio già un lampioncino, uno dei miei piccoli lampioncini. Non ci proteggerà tantissimo, però quel poco che farà, almeno riusciamo forse a vedere da un po' la lontananza qualche bestia. Sento anche già degli scheletri. Oh, ma chi c'è? Il primo ospite che sale sul nostro ponte. Allora, com'è che ti sembra, zio? Comunque adesso qua è un villager, mi fa pensare che vicino ci sia un villaggio, Finisco di mettere qualche torcia, così per tenere illuminato il ponte. Magari non la metterò in mezzo alle balle, guardiamo. Ok, qua in mezzo non la voglio tenere. Ole, ponte completato, ultimato. Invece no, mancano solo questi qua, poi abbiamo finito. Ok, finito. Guardate quanti zombie stanno arrivando. Oh mio Dio. Amo? Avanti che tocca. Stiamo attenti a non fargli andare di qua. Se arriva da dietro siamo un po' fregati. Finché ci abbiamo solo da davanti un conto. Anche perché non ci possiamo buttare giù, quindi dobbiamo stare attentissimi. Ah, basta, io direi di tornare un attimo a casa, perché qua la situazione non è perfetta, ecco, per costruire qualcosa. Finché ci siamo andiamo anche da mangiare. Le mucche, mangiate, mangiate, bevetene tutti. Solamente che adesso ci serve, utilizziamo il legno per farci tipo da anzi no, finché abbiamo la cobblestone usiamo la cobblestone. Finché ci siamo mettiamo neanche le scale, così si sale bene. Allora adesso andiamo di palla, dato che qua si dovrà salire. Facciamo una cosa del genere. Forse ci metterò delle scale in legno, non so, per fare tutto un po' più bello. Qua abbiamo il sentiero dall'altra volta, che dobbiamo solo farlo continuare in discesa. Ok, per di qua. Sì. Poi andrà giù per di qua, scenderà da sto lato e si collegherà qui, così da creare il sentiero. Adesso abbiamo un sentiero dove possiamo andare fino al ponte, attraversarlo e andare dove vogliamo. Secondo me è un'idea figa, fatemi sapere anche questa qua come vi sembra. Ora abbiamo un sentiero che ci collega direttamente alla città, e mentre se andiamo di qua possiamo fare un altro sentiero che ci collega magari a quegli alberi là in fondo, non lo so. Un altro collegamento sicuro da fare è quello alla fattoria, quello per forza dobbiamo farci un collegamento. E raga, ma quanto cavolo è comodo il coso della pala così. Cioè, se no io mi devo fare tutto il sentiero tipo in cobblestone, ci mettevo 30 anni. Ora guardate che figata, cioè è tutto collegato. Dalla fattoria si può andare finalmente alla cittadella col ponticciolo qua. Cioè, guardate, sta qua non è da miniatura video, è una figata, con la torre che ho costruito là in fondo, invece qua il ponte. Allora, eccoci qui nella stanza degli iscritti, ancora vuota, pronta per ricevere i suoi primi nomi.
E nulla, dai, mettiamoli subito. Ci tenevo però prima a dirvi una cosa. Il numero 3, quello fortunato, doveva condividere il post su Facebook, quello del è appena uscito un video di Minecraft e così via. Cioè, poi mica solo su Facebook, quello lo faceva anche su Twitter, oppure lo faceva su Instagram taggandomi, che ho visto in molti che l'hanno fatto su Instagram, però quasi nessuno mi ha taggato, o che si sono scordati, non lo so, perché molti sì, me l'hanno detto sotto nel video, dai, che l'ho condiviso e così via, però nessuno mi ha taggato, quindi io di conseguenza non potevo vederlo e fare le estrazioni. Chiaramente non potevo essere un candidato, perché lui sì, mi aveva detto che aveva condiviso il video, però io come facevo a sapere che l'aveva fatto per davvero? Ma iniziamo subito. Allora, come primo nome, attenzione, abbiamo Bomber Max, che saluto, il grandissimo Bomber Max, che ormai è anche più di un anno che mi segue, commenta quasi sempre tutti i miei video, lascia consigli. Lui penso sia uno degli iscritti più attivi del mio canale, infatti lo saluto, ciao Bomber. Si è aggiudicato il primo posto nel cartello degli iscritti, il primo nome in assoluto. Però aspetta, scusami un attimo perché ho sbagliato a fare una cosa, devo scrivere primo, dove quel bollino, perché c'è la tastiera americana, ancora ci devo fare l'abitudine. Secondo nome, quindi la persona che segue la serie di Minecraft, lascia commenti, mi piace, così via, è Salvatore, che saluto. Anche lui mi ha detto di mettere il mi ha dato un nickname da mettere, quindi metterò il suo nickname. Perfetto, passiamo all'ultimo, raga, che era quello che doveva condividere praticamente il post su Facebook oppure su Twitter o Instagram e taggarmi, che praticamente l'hanno fatto, dicono che l'hanno fatto in tanti, ma in molti si sono scordati di taggarmi. Il vincitore è Gabriele, che mettiamo Gabriele, che mi ha taggato su Instagram, aveva messo uno screen del cartello su Instagram e aveva chiesto di passare, quindi mettiamo Gabriele. Ok, questi sono i primi tre nomi della caverna degli iscritti, raga. Se volete partecipare, adesso ho detto un mese ma non lo so, se uno lo vedrò attivissimo che lascia tanti commenti, magari condivide anche, posso metterlo diciamo a sorpresa. Però questo qua è il primo cartellino assoluto, tranquilli, se non l'avete fatta questa volta potrete farcela tranquillamente la prossima, oppure magari quella dopo ancora. Comunque raga, spero davvero che il video vi sia piaciuto, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, in più se volete comparire nel cartello seguite le istruzioni che vi ho dato nello scorso episodio di Minecraft. Noi come sempre ci vediamo prossimamente con un prossimo video, e nulla, da Dark è tutto, bella. Fatemi mangiare. Sì, sì. Oh, Luca, Luca. Prima dei signori. Sei sempre a mangiare te. C'è anche la Yolanda. Ciao Yoli, tutto bene? Io la c'è anche la beva.